Thank you.
Come vi avevamo promesso. Come avevamo promesso, si è abbassato il tasso anagrafico e si è alzato quello estetico contemporaneamente, perché abbiamo Anna Tifu ospite nostra. Grazie mille, grazie per essere venuta subito dopo praticamente il tempo di mollare il violino e raggiungere. Infatti, poi voi non lo sapete, noi siamo anche in un posto che da raggiungere è difficile, no, però allo stesso livello dei camerini, sì, siamo quindi allo stesso da lì abbastanza. Allora, intanto dobbiamo svelare il mistero del bis, che noi proprio, chi fa il mestiere nostro, quando c'è il bis è sempre in difficoltà, perché o uno lo riconosce subito, abbiamo riconosciuto... L'avrei dovuto annunciare, perdevamo il divertimento. Allora, abbiamo riconosciuto la partita di Bach in re minore, certo, con la Sarabanda, quella l'abbiamo riconosciuta, mentre invece a te l'onore di dirla, prego. Era l'ultimo movimento dalla seconda sonata di Isaïe. Perfetto, non ci saremmo mai arrivati. No, anche perché poi i pezzi per violino solo sono ancora più difficili, a parte il fatto che io per esempio non ho nessuna competenza da quel punto di vista. Scricchioliamo sul violino. Io ne ho 18 violini a casa, però non ho competenza sui brani per violino solo. Vabbè, ognuno... È un collezionista. Tante altre. Allora, Anna Tifu, ex Enfant Prodigio, no, Enfant Prodigio lo è praticamente ancora adesso, perché è abbondantemente sotto i 30 anni, si può dire, perché appunto perché sei così giovane. Però ho cominciato veramente giovanissima, no? 8 anni. A sei anni ho iniziato a studiare. Addirittura. Con un mezzo o un quarto? Era un violino minuscolo, ovviamente, un quarto. Il quarto è proprio... È piccolo. È il corrispondente dell'ottavino. Preso in camera, mi fa ridere ogni volta che lo guardo, perché suonavo quello. Ci sono tutte le taglie, fino a 4/4, ci sono un quarto, un mezzo, 3/4, e tu sei passata da uno all'altro pian pianino. Ovviamente, ho iniziato appunto a 6 anni con mio padre, e a 8 anni ho fatto... Tuo padre è violinista. Mio padre è violinista, vero? È stato violinista nell'orchestra, nella Filarmonica di Bucarest per tanti anni, e poi a Cagliari è stato primo. Che sia chiaro una cosa, che si può equivocare con queste U finali. Tifu in realtà è rumeno e non sardo, perché con questa U finale potrebbe sardo, essere anche problemi, quando ho visto nata sì, a Cagliari, ah giusto, Tifu invece sì, no. Sì, mia mamma è sarda e mio papà è rumeno. Violinista. Per cui è colpa sua in parte la colpa la sua carriera. È colpa mia, perché comunque lo sentivo sempre studiare a casa e fui io a chiedergli di farmi provare così per gioco, senza sapere a che cosa stavo andando incontro. E tra l'altro dicevi prima nell'incontro che con parte del pubblico hai avuto alle 7 di stasera, prima del concerto, che non è mai stato per te, perché uno si immagina questi poveri bambini perché noi abbiamo magari in mente Leopold Mozart piuttosto che qualche altro genitore che li costringeva davanti allo strumento. Invece tu no, hai avuto un'infanzia assolutamente tranquilla, è stato un gioco per te. Sì, assolutamente. Ma se io ti dico che secondo me si sente anche da come suoni. Ma quello fa piacere comunque, che è il piacere della musica, soltanto. Sì, sì. Certo, quello è importante, certo. Sì, da piccolina per me appunto non è mai stato una costrizione, anzi sono stata io a scegliere di voler studiare il violino e lo vivevo proprio molto, molto tranquillamente e molto serenamente. Ho iniziato ad avere qualche problema a 14-15 anni perché mi sono un po' svegliata, sai, ci volevo uscire. E quindi l'età ogni tanto mi pesava studiare, magari non poter stare al mare quando stavano poi abitando in Sardegna, al mare... tentazione molto grande. Le ore di studio normali di un concertista come te? Dipende, c'è chi studia, che riesce a studiare tutto il giorno, non è il mio caso, e chi comunque io mi tengo sulle 4 ore al giorno, però studio molto bene, molto concentrata. Sì, certo, poi dipende. E dico molto. Sempre che è importante la qualità dello studio. Perché più che esiste, la quantità. Io ricordo una volta sentì un flautista, maestro, quante ore studia al giorno lei? E lui disse un tot di ore per non tornare indietro. E poi se ci riesco per due progredire. Ore. Beh, adesso non vorremmo fare del terrorismo psicologico su chi magari volesse avvicinarsi al violino e fosse in visione all'ascolto. Però tra l'altro stavo leggendo che da casa noi siamo collegati in questo momento con alcune città. Ci fanno un report. Siamo una quarantina di nazioni e un paio di centinaia di città che ci seguono. E vedo che con Cielo Gutierrez, per esempio, che è in Sud America in questo momento,
commento che dice: tanto complimenti ad Anna, è molto brava, ma di questo ne eravamo sicuri. Se voleva sapere, chiederle cosa consigliare ai giovani che vogliono imparare a suonare il violino, eventuali errori da evitare. Sicuramente quando si inizia a imparare lo strumento è molto importante l'insegnante. L'insegnante deve essere bravissimo, perché può rischiare, anche se c'hai un talento incredibile, può rischiare proprio di rovinarti. Ti brucia, sì. Quindi innanzitutto appunto trovare un bravo insegnante che ti mette il violino in mano come si deve, perché poi se inizi ad avere degli errori, è difficile raddrizzare una stortura iniziale. Porti dietro, è più difficile poi correggerli. E poi avere pazienza, perché ci vuole molta pazienza. Sì, non si arriva subito. Assolutamente no, ci vogliono tanti anni. E lo dice una che di ha bruciato invece le tappe clamorosamente, perché comunque al di là sì, poi... Sì, no, io che devo dire sì che ho un po' bruciato le tappe. Hai fatto un po' presto all'inizio, sì. No? No, perché riuscivo a fare magari quello che richiede un certo tot di anni... con molto molto meno tempo, perché comunque d'altra parte, cioè, comunque esiste una cosa che si chiama talento naturale, da quello non si prescinde, poi ci vuole lo studio, certo, quello lo studio ci vuole per tutti, potrei provarci 200 anni e credo che otterrei. Poi vabbè, errori da evitare, appunto bisogna imparare con la giusta impostazione. Perché è proprio una questione fisica, certo, è una questione, sì, io sì, che sì, ho sì. Il primo violino che ho suonato, non è la suonato, è una parola molto grossa. Maestro Coli è modesto. Io facevo compositore di mestiere e amo tutti gli strumenti tantissimo, quindi con qualcuno come con Lobo, per esempio, ho dei conflitti tremendi perché muoio dopo tre note, svengo. Col violino invece, però da grande, per me è terribilmente difficile tenere questo gomito. Io vedo sì, un'impostazione molto naturale, che però se l'acquisisci da piccolo e diventa tua. Io dicevo prima con Massimo, dicevo, ma vedi che l'archetto fa parte ormai è una prolunga del braccio. Diventa un tutt'uno. A me invece fa più impressione quanto è corto il manico, nel senso i problemi di intonazione è incredibile, è molto... perché basta un millimetro che va tutto a pallino. Basta un decimo di millimetro. Esatto. Perché secondo me il contrabbasso aiuta, il violoncello lì proprio senza rete, sto manico corto. Infatti quando si studia da bambini ci sono i segnetti proprio nella tastiera. Ah, li mettono. Sì, sì. Devo comprarmi un violino. Se decido di... Vedevo che altro nostro Sandro Nardi diceva: che cosa le piace di più suonare? Beh, questo è interessante. In realtà hai delle preferenze tu, senza far torta a Mozart? Io sì, ho delle preferenze per il repertorio romantico. Ah, quindi perché sono romantica anch'io. Qui hai fatto la musica, il repertorio sei venuto romantico. Sul repertorio quindi, classico, ma invece... Tchaikovsky, Brahms. Io sono un amante proprio del repertorio romantico, anche se mi piace suonare tutto alla fine, perché adoro anche Mozart, Bach, mi piace tantissimo. Però se... dovessi scegliere, ecco, quello che non hai suonato stasera sarebbe il repertorio romantico. Beh, ma allora devi tornare per forza, perché magari, così esatto, riusciamo la prossima volta andiamo sul repertorio romantico, perché era proprio una curiosità, questa è proprio tutta mia. Ho visto che recentemente abbiamo avuto ospite David Garrett, che è un tuo collega, che con un codazzo di signore, ovviamente in diretta, che aiuta comunque il fatto di non essere, userò una litote di aspetto totalmente sgradevole, nel senso di avere invece di essere decente, di essere appena decente, no, di avere una bella presenza, aiuta, che ne so, il pubblico memorizza meglio, l'Alitalia ti fa fare anche da testimonial, voglio dire, è una cosa che può aiutare fino a un certo punto, ovviamente, poi comincia la bravura per forza, perché no? È una cosa, oppure imbarazzo, oppure un fastidio. No, quella, vabbè, la bravura prima di tutto, perché non puoi imbrogliare questo strumento. E lì non si bleffa mai neanche. Non si può bleffare. Su un palcoscenico non si imbroglia, i raccomandati non funzionano. Poi, oddio, fino a un certo punto, perché, certo, dovrebbe essere piacevole vedere un musicista che è bravo e c'è anche un aspetto gradevole, però sei più soggetto a critiche. Perché certo, funziona anche al contrario, anche no? Al contrario. Diciamo, certo. Chissà se a parità un'altra più brutta poteva, cioè vengono fuori queste cose qui. Oppure poi magari chi non ti conosce e ti vede magari in una foto un pochettino, che poi siamo ragazze giovani. Ma certo, io non ci trovo niente di male, però
cioè comunque... ah, accusati di troppa frivolezza, dice, ah, fa sì le... che poi sì, io sì, come persona, ma no, ma... Vabbè. E quindi niente, magari può essere un'arma a doppio taglio, perché vieni criticato e poi si aspettano ancora di più da, ah, ecco, da aumenta una l'esigenza, persona, aumenta l'esigenza, l'esigenza e dice vabbè sì, è carina, sì. Vediamo, allora vediamo adesso suona, se è pure brava. Esatto. Beh, è una bella sfida, ma tu la vinci, la affronti, la vinci. Ma decisamente proprio alla grande. Scusa, no, prego, avevo visto una che... questione vai, vai, tecnica. Tu praticamente è come se guidassi una Ferrari in pista. Mm-hmm. Quindi tu hai uno strumento di grande valore di... Sì. E deve essere questo strumento perfettamente... sempre al top della sua... Quanto è una mia curiosità proprio mia, quanto bisogna fare manutenzione, tenerlo sempre perfetto, cioè lo si porta al liutaio quante volte, quanto, oppure fai tu qualche intervento? Ma diciamo che sì, bisogna qualche comunque... piccolo intervento lo riesci a fare, no, tu? Assolutamente, no, assolutamente. Ma le corde non le cambi nemmeno? Le corde sì, ah, ovviamente le corde le cambio io, ma il violino ovviamente diciamo che una volta all'anno lo porti dall'iutaio per sì, di sì, una revisione. Poi devi stare ovviamente attentissimo, di un tagliando. Io ho sempre la responsabilità viaggiando, infatti i miei genitori sempre attenti al violino, attenti al violino, cioè, non attenti certo, al violino, no, il violino è molto più è importante, è uno strumento molto importante, infatti è Bergonzi. È un Bergonzi, sì. Ecco, questo di stasera era questo Bergonzi 1739. Sì, caspita. Che non è mio, è un violino. Ma è quasi tutte, ma mi ricordo quando era venuto qua Dindo col suo violoncello, era la Fondazione Pro Canale. Sì, anche lui, la Fondazione Pro Canale, ma giustamente, esatto, perché esatto, sono strumenti talmente costosi, immagino che poi... E hanno bisogno di essere suonati. E fra l'altro hanno bisogno di essere suonati, quindi giustamente, certo, meno male che c'è qualcuno che può... investire quella cifra e farla suonare ai musicisti. Certo. Volevamo, prima di congedarti, sottoporti a una... Eccola lì. Intanto... Con i potenti ecco mezzi qua del Teatro Carlo Felice c'è sempre il pennarello senza il cappuccio. Poi una volta compriamo scusami, un pennarello vero. Ecco i denti che... No, scusa, aspetta, faccio... Ah, così ormai si sono toglie, un esperto. Si sì, toglie. Sì, come una bomba. Ah, ecco. Anna Tifum. Grazie. Cioè, sto dicendo chi è, cioè, lo dovrebbe sapere. Suggerivi. Da ben 28 anni. Allora. Voi non lo vedete, ma ha fatto una firma col cuoricino che poi, usufruendo della valletta che avevamo prima... Oh, grazie, grazie. Che meraviglia. Noi non vediamo l'ora di rivederti e di risentirti, ovviamente. Speriamo presto. Speriamo. Beh, le stagioni sinfoniche sono cominciate ormai da un paio d'anni, ma sono destinate a non finire, almeno noi ce l'auguriamo. Noi ce l'auguriamo. Grazie mille lo veramente streaming tanto. Anche. Ci auguriamo. Ecco, ci hanno segnalato, erano 34 i paesi in questo momento, c'è un elenco, Polonia, Filippine, Georgia, sì, quindi sono... Di tanto ci sono anche alcuni paesi tipo la Cina, che si devono mettere la sveglia perché deve essere le 4 del mattino. Beh, infatti, io certo, sono... Vediamo. I casellanti, sì, puoi anche abbassare. Che cosa... Israele, Brasile, Corea, Filippine, Georgia, Colombia, Turchia, Russia, Giappone. Perfetto. Mica male, Polonia. A questo punto ti lasciamo al meritato riposo, che grazie, giustamente, veramente ancora tanti complimenti, grazie mille di essere voi stata grazie, con grazie, grazie di grazie cuore. Grazie mille.